Oh mio Dio, regà. Attenzione, che abbiamo 100.000 V-Bucks. What the hell? Regà, ma che skin è questa? Oh, ma questa ancora non è mai uscita. Eccolo qui, regà, è proprio lui, il piccone più raro di Fortnite. Oggi, raga, siamo su Fortnite per un video molto particolare. Infatti quest'oggi andremo ad accedere ad un account sviluppatore. Gli account sviluppatore sono degli account appartenenti alla Epic Games che servono per creare nuove skin, nuovi balli. Sono riuscito ad entrare all'interno di un account sviluppatore e all'interno ho visto delle cose davvero pazzesche. Ho visto delle nuove skin che non sono mai ancora uscite, ho visto dei nuovi balletti che usciranno molto presto su Fortnite e tante altre cose. Mi raccomando, raga, condividete questo video con tutti i vostri amici in modo da fare sapere anche a loro cosa si trova all'interno di un account sviluppatore. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e a non perdere mai nessuna news sul mondo di Fortnite. Detto questo, raga, vi lascio al video. Oh mio Dio, raga, accesso in corso. Pochi secondi e potremmo entrare all'interno di un account sviluppatore ufficiale della Epic Games. Oh mio Dio, raga. Eccoci qua, raga, livello 999 con lo stemma della Epic Games. Abbiamo 100.000 V-Bucks qua in alto. Sono molto curioso di sapere come funzionano questi account sviluppatore. E raga, direi di andare sull'armadietto, perché in teoria qua dovremmo avere le skin più rare del gioco. Oh mio Dio, raga, guardate quante skin ci sono in questo armadietto. Abbiamo... what the hell? Ma che skin è questa? Oh, ma questa ancora non è mai uscita. Bellissima. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga, cos'è sta skin? Questa è di Salva al Mondo, se non sbaglio. Ma perché si trova in questo armadietto? Vabbè, raga, sono molto strani questi account sviluppatore. Ok, un'altra skin, va bene, anche questa è di Salva al Mondo. Oh mio Dio, raga, io questo robot penso di non averlo mai visto neanche una volta all'interno dello shop di Fortnite. Ok, raga, questa skin è già uscita all'interno dello shop di Fortnite, però nella sua versione unicamente rossa, e qua è grigia, raga. Il che è un po' strano, vuol dire che questa skin uscirà anche in questa versione nei prossimi mesi all'interno dello shop di Fortnite. Lo vedremo, raga. Un altro stile, raga, anche nera l'hanno fatta. Esperto delle munizioni. Davvero bellissima questa skin. Non è più uscita nello shop di Fortnite dopo la stagione 1, quindi penso davvero che sia una delle skin più rare in assoluto. Ma in realtà, raga, la skin più rara di Fortnite è proprio questa qua. Milite d'assalto avvio trasportato. La sua prima apparizione è stata nella stagione 1 del capitolo 1 di Fortnite, ovviamente. È davvero una skin piuttosto brutta in realtà, però è la più rara, quindi ce la mettiamo subito. Ma adesso, raga, andiamo negli zaini e andiamo a vedere qual è di questi il più raro in assoluto. Sono sicuro che sia lo scudo dei cavalieri del primo pass battaglia della stagione 2, perché, raga, ce n'erano due esattamente uguali. Due scudi uguali e identici che l'Epic Games ha rilasciato, non so per quale motivo, però ne ha rilasciati due uguali. Andiamo a vederli, eccoli qua, raga. Due scudi perfettamente uguali, non cambia assolutamente niente. Penso davvero che sia uno dei backpack più rari in assoluto. Ma adesso, raga, spostiamoci sui picconi. Eccolo qui, raga, è proprio lui, il piccone più raro di Fortnite. Pungiglietto è quello della Renegade Rider. Ma adesso, raga, è il momento del deltaplano e tutti noi sappiamo qual è il più raro di tutti. Eccolo qui, raga. Ovviamente, raga, all'interno di questo account sviluppatore non poteva mancare proprio lui, il deltaplano più raro di Fortnite. Mako, ce lo mettiamo subito. Siccome le scie più vecchie sono della stagione 3, direi che la più rara dovrebbe essere la prima uscita in assoluto, che è proprio lei, raga. Penso davvero che sia una delle più rare di Fortnite, quindi ce la mettiamo immediatamente. Sono tutti, raga, tutti i balli di Fortnite, dal primo all'ultimo, raga, davvero incredibile. Ma questi... what? Raga, cos'è questo qua? Questo qua, raga, io non l'ho mai visto su Fortnite. Ma what, raga, anche questo è nuovo. Questi sono tutti balli nuovi, raga. Non li ho mai visti su Fortnite. What the f***? Sì, raga, ok. Tutto a posto, tutto normalissimo. Va bene, va bene, va bene.
Tutto a posto, stavo dicendo, questo ballo da quando? Cioè, ma da quando? Comunque raga, come tutti noi sappiamo, i balletti più belli e soprattutto i più rari sono quelli della stagione 3. E penso davvero raga che questo qua, che si chiama Un Passo Avanti, sia uno dei più rari di tutti. Perciò ce lo mettiamo e andiamo a creare tutto il nostro outfit di Baldi più raro di sempre. Ed eccoli qua, i 6 balli più rari di Fortnite. Li state vedendo in questo momento. Qual è la skin per le armi più rara di sempre? Io ho una mia teoria e penso proprio che la skin più vecchia di tutte sia proprio questa qua, e perciò credo che sia anche la più rara in assoluto da trovare nel gioco di Fortnite. Perciò ce la mettiamo immediatamente. Ed eccolo qui raga, davanti ai vostri occhi c'è l'outfit più raro del gioco di Fortnite. Ma adesso che abbiamo creato l'outfit più raro di sempre, ovviamente voglio andare sul negozio oggetti e vedere cosa fanno gli sviluppatori. Il Razor, ok, fa parte del set Battle Breakers. Poi ci abbiamo specialista luccicante, carina, anche questa skin non l'ho mai vista sinceramente. E poi infine abbiamo anche le skin di default. Vabbè, proprio lo shop degli sviluppatori è davvero qualcosa di incredibile. Ovviamente raga, questo era semplicemente un account sviluppatore, perciò non si riesce a giocare ovviamente, come potete vedere, o qualcosa è andato storto. Infatti con l'account sviluppatore non si possono startare delle partite su Fortnite, ma si può unicamente modificare dei file oppure fare delle prove. E quindi niente raga, anche per il video di oggi è tutto qui. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere mai altri video simili, e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere mai nessuna news sul mondo di Fortnite. Nel video di oggi salutiamo Nick25ita e ZagariaTV. Se volete essere salutati anche voi all'interno di un mio video, basta che vi iscrivete al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Detto questo raga, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella.